Mister Tedino, come commenti questa sconfitta, una delle più amare e sfortunate della stagione? Sono molto dispiaciuto perché la squadra ha fatto quello che doveva fare, cioè ha preparato un'intera giornata, una partita importante contro un avversario forte, però dispiace perché, ripeto, siamo un gruppo che lavora in una certa maniera, dalla proprietà all'ultimo dei collaboratori e siamo dispiaciuti dal punto di vista umano perché la classifica sicuramente non testimonia quello che noi produciamo durante la settimana e soprattutto anche durante le prestazioni. Mi ha fatto delle prestazioni importanti recentemente che hanno regalato poche gioie a tutti noi, compresi i tifosi che ci seguono, quindi questo è naturalmente un dispiacere che però è unito anche dalla forza di questi ragazzi qui che comunque lavorano in maniera assidua, continuativa durante la settimana. Te l'aspettavi così la partita? Io credo che qui abbiamo visto moltissime partite della Cremonese che ha veramente messo sotto tantissimi avversari. Deve essere venuti qua a giocarsi a darmi a fare la partita senza farne né barricate né botte d'oro, ma giocando con 3 punte, facendo un calcio, insomma, credo anche propositivo, è segno inequivocabile che è un gruppo di lavoro che ha delle qualità ben precise, è un gruppo giovane, è un gruppo che è stato ricreato a gennaio e quindi è normale che almeno il tempo necessario per lavorare insieme non c'è stato, abbiamo giocato troppe gare velocissimamente e quindi non c'è stata quella oleatura che necessitava magari un gruppo di questo tipo perché, ripeto, stiamo facendo delle buone prestazioni, però ci sono ancora degli errori gratuiti che noi facciamo immancabilmente. Nel finale c'è stato anche un bel forcing, che insomma la squadra in cassetto secondo gol poteva sciogliersi, Ah, invece. per la verità noi anche sul 1-0 abbiamo avuto 2 o 3 palloni molto importanti. All'inizio del secondo tempo siamo stati molto proficui. È normale che se tu non chiudi le partite o comunque non hai contro queste squadre non hai la forza di tenere la palla il più possibile, è normale che quando liberi questi giocatori hanno delle qualità che ti possono sicuramente mettere in difficoltà come è stato. Anche se noi, sinceramente, è una partita che non meritavamo assolutamente di perdere. Ancora una perla di Nicolò Cambiai. Beh, insomma, Nicolò, noi dobbiamo ricordarci questo ragazzo qua che hanno preso quest'estate. È normale che ha avuto una continuità di rendimento altissima, sta facendo delle cose molto importanti, sono felice per lui, ma è normale che la sua felicità non è contraccambiata dai risultati che comunque meriteremo.